Grazie innanzitutto per questo invito, mi fa molto piacere rincontrarvi anche se da remoto tutti coloro che sono presenti con cui ho svolto una parte della mia attività lavorativa insieme, tra l'altro, ecco, come ricordava prima il presidente Cuomo, è una parte importante a Milano. Ci ritroviamo oggi proprio con il commissario che era prima a Potenza. Quindi veramente i casi della vita sono strani, però questo vuol dire che comunque c'è un filo che poi collega tutti gli eventi e chissà perché anche un filo che fa sì che le nostre vite si incrocino su temi di particolare importanza che io ho sempre ritenuto tali anche nella mia attività di prefetto a Milano, perché sono stata sempre molto vicina all'associazione SOS Impresa, con cui abbiamo fatto tante iniziative. Oggi la presentazione del libro che ripercorre la storia di Pietro Sanua, che ha avuto il coraggio di denunciare la corruzione, il malaffare e che per questo ha sacrificato la propria vita. Un uomo per bene che non ha mai perso la sua dignità di fronte alle ingiustizie, a un diffuso sistema illegale. Io, ripeto, conosco bene la vicenda. Abbiamo dedicato appunto un convegno a Milano proprio nel ricordo di Sanua, ricordando il suo impegno sociale che ha avuto una valenza straordinaria per rinsaldare i rapporti tra le istituzioni e le associazioni anti-racket e anti-usura. Il sistema malato che ha denunciato Sanua è lo stesso che ancora oggi cerca di contaminare il nostro tessuto sociale. È un sistema parallelo e opaco che approfitta delle debolezze e delle fragilità del territorio per creare una sorta di welfare alternativo con i suoi meccanismi perversi di estorsione, quale strumento di controllo del territorio e di usura, come espediente per il riciclaggio. E la fragilità, a cui io mi riferisco, le fragilità sono ancora più acuite, ovviamente, in questo periodo, di pandemia, che ha avuto delle ripercussioni devastanti nel nostro sistema economico, determinando una crisi di liquidità per le famiglie e per le imprese. E questa situazione ci ha imposto l'esigenza, l'urgenza di intervenire per dare risposte efficaci e tempestive, per anticipare le strategie della criminalità organizzata, sempre pronta a proporsi per risolvere solo apparentemente e con metodi illegali tutti i problemi. Ed è in questa fase che lo Stato, attraverso i prefetti sul territorio, deve ascoltare, intercettare le esigenze dei cittadini e attivarsi con misure di sostegno adeguate. Quindi io ritengo che diventa davvero un'esigenza, anzi far fronte comune tra istituzioni, categorie produttive, parti sociali, sistema finanziario, sistema creditizio. Occorre però nello stesso tempo attivarsi per accelerare le procedure istruttorie per la concessione dei benefici, agevolare l'accesso al credito, assumere iniziative con le associazioni bancarie, mettendo in campo le migliori energie, sia pubbliche che private. Molte prefetture, devo dire, si sono attivate proprio nel solco dell'accordo quadro ormai risalente al 2007 con banche, associazioni imprenditoriali, anti-racket, e hanno stipulato accordi
che stabiliscono un patto di fiducia e collaborazione per potenziare gli strumenti a sostegno dell'economia legale. E io mi riferisco anche all'introduzione dell'osservatorio provinciale, all'attivazione di un servizio di prevenzione, usura e sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese, all'individuazione di referenti nelle banche con il compito proprio di seguire l'istruttoria delle pratiche di fido. E anche mi riferisco alla individuazione di facilitatori antiusura con il compito di promuovere la conoscenza degli strumenti di prevenzione e solidarietà. E quindi davvero penso che tutte queste iniziative poste in essere in un momento delicato qual è quello di oggi, dove certamente lo vediamo anche purtroppo in quelle che sono passaggi di proprietà che rappresenta di attività commerciali, di alberghi, che rappresentano un segnale di malessere. E su questo devo dire, io lo paventavo purtroppo dall'inizio della pandemia, ma ho letto anche numerosi interventi anche da parte del procuratore Dolci, da parte del professor della Chiesa, che è presidente dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, e quindi devo dire che è un comune sentire di chi queste materie ne ha fatto un poco oggetto principale, obiettivo, missione della propria attività professionale, quindi abbiamo tutti quanti l'esatta dimensione della difficoltà del momento e di come le istituzioni debbano essere presenti sempre di più su questi aspetti. Tutte le iniziative attivate comunque dimostrano che lo Stato è presente e che i cittadini devono rivolgersi allo Stato con fiducia, con la consapevolezza di operare una scelta di legalità, rifiutando il ricatto della criminalità organizzata, perché è facile accedere a un prestito che ti fanno le organizzazioni criminali, ma a quel punto tu entri davvero in un circuito da cui è difficile poi uscire, e quindi la denuncia dei fatti delittuosi deve essere sentita dal cittadino come un dovere e come unica via per riprendersi la propria vita. Ai cittadini si chiede fiducia, collaborazione e si chiede di rompere quel muro di omertà che è ancora presente in settori della società civile, che non denunciando sono alla fine contigui ai suoi fatti, ai quotidiani comportamenti di sopraffazione, corruzione e intimidazione. Per ottenere questo risultato occorre però agire tutti insieme. Quando io parlo sempre della squadra, la squadra Stato, è perché siamo, diciamo, tutti dobbiamo andare verso lo stesso obiettivo, e ovviamente l'insieme delle azioni, ognuno per la sua parte, rappresenta la nostra forza, e quindi dobbiamo creare le condizioni per fare in modo che le vittime dell'usura e delle estorsioni non si sentano circondate da solitudine e isolamento, come è avvenuto a Pietro Sarno e a tanti che non si sono piegati alle attività criminali. Occorre quindi rafforzare sempre di più quella che è la sinergia con gli enti locali, le regioni, implementare la collaborazione con le associazioni anti-racket e anti-usura per incoraggiare appunto le vittime alla denuncia e alla richiesta di aiuto al fondo di solidarietà. E certamente in quest'ottica è fondamentale l'impegno delle nostre articolazioni periferiche, quindi le prefetture, delle forze di polizia, che davvero dobbiamo ringraziare per
per la costante attività, per l'impegno che mettono nel loro lavoro e che conoscono e vedono la realtà locale e interpretano gli scenari evolutivi dei territori. È così importante anche il ruolo dell'informazione, della comunicazione. Occorre che un messaggio forte arrivi alle vittime per aiutarle appunto nel percorso di denuncia e per informarle anche, perché tante volte non hanno neanche ben chiari quali sono gli strumenti che lo Stato ha messo a loro disposizione, quindi per informarle sull'aiuto che possono ricevere dallo Stato per evitare l'esclusione sociale, la marginalizzazione, fattori che questi senz'altro rappresentano terreno fertile per la criminalità organizzata. E voglio ricordare anche, complimentarmi con il prefetto Cagliostro per la campagna di comunicazione da lei promossa per sensibilizzare appunto le vittime dell'estorsione e dell'usura a reagire, perché chi sceglie trova lo Stato. Ecco, non vi è dubbio che la strada da percorrere è ancora lunga, però come dicevo prima, gli sforzi congiunti certamente avranno i loro effetti e io ritengo che davvero insieme, ognuno per la sua sensibilità, per la propria sensibilità dimostrata su questo tema, possiamo davvero fare tanto. E l'idea che stiamo valutando ora è anche quella di costituire un gruppo interistituzionale con l'apporto di esperti della materia per promuovere anche delle proposte normative, linee guida che aggiornino la legislazione vigente e anche per aggiornare questo accordo quadro che, come dicevo prima, è ormai risalente, quello del 2007 con le banche, con l'ABI, proprio nell'ottica di implementare la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel circuito dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie. Quindi concludo questo breve intervento e mi scuso se ho dovuto anticiparlo e cambiare un po' con la scaletta degli interventi, perché purtroppo le mattinate sono sempre piene di impegni, ma soprattutto in questo momento perché abbiamo questa emergenza anche immigratoria che ci tiene un po' sotto pressione, quindi abbiamo riunioni varie. Comunque ci tenevo a essere presente, rimarrò fino a quando ci sarà il prossimo impegno e me ne scuso già da ora se non potrò rimanere fino alla fine, ma voglio ringraziare il presidente dell'osservatorio, il professor Dalla Chiesa, il presidente Cuomo ovviamente che ha organizzato questo bellissimo momento di confronto, il sindaco Altobello e tutti coloro che con questa iniziativa continuano a mantenere vivo il ricordo di Pietro Sanua, il suo impegno sociale in nome della legalità. E saluto quindi tutti i presenti che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere nel mio periodo milanese, che rimpiango sempre, devo dire la verità. E quindi grazie ancora e buon lavoro.